Professore, all'interno di questa rassegna di Passaggi Festival c'è uno spazio dedicato a Dante e alla città della fortuna, Fano. Sì, perché dunque sono 3 anni che mi dedico a questo studio, e ho molto approfondito e direi ho portato in luce l'evidenza che Dante ha voluto costruire su Fano uno dei suoi percorsi di poesia e di pensiero, insomma molto interessante, che riguarda naturalmente il tema della fortuna e il tema quindi anche della provvidenza, il tema della vita nell'aldilà. Quindi direi che questo pone, diciamo, la lapide di San Domenico veramente nel focus degli studi danteschi, perlomeno marchigiani. Guardando bene, forse si è trascurato di guardare bene dentro la Divina Commedia, guardando bene si vede che Dante a Fano riserva un posto di tutto riguardo, insomma, è una delle città più nominate, quindi lui si mostra sempre in un atteggiamento di riguardo, quindi ecco, chiaramente non è un libro che porta delle prove, però porta una serie di indizi i quali messi assieme, insomma, hanno la forza di una prova. Ecco, Dante aveva un'attenzione particolare per la nostra città proprio perché sapeva che era anticamente la città della fortuna, conosceva il nome antico. Un indizio però che ci permette di poter riscrivere magari la storia. Sì, secondo me soprattutto riscrive una piccola fetta dell'esegesi della Divina Commedia, perché se si parte da questo, da questa premessa, no? Che Dante sapeva che Fano è la città della fortuna, quindi ha voluto per questo mettere in bocca a Jacopo del Cassero quella frase ripresa dalla lapide. Poi a Catena ci sono un'altra serie di luoghi lì vicini nel poema che acquisiscono un nuovo significato. Quindi secondo me d'ora in poi in tutti i testi che riguardano la Divina Commedia ci dovrebbe essere un piccolo spazio, uno spazio maggiore, insomma, dedicato a Fano, perché c'è proprio un tema, insomma, che è quello della fortuna, che Dante ha voluto costruire. Ecco. È un libro aperto, insomma, che prospetta anche varie ipotesi, in particolare su chi è stato l'autore di questa epigrafe di San Domenico, che bisogna dirlo è un'epigrafe eccezionale. Ecco, anche questo è passato, diciamo, forse a causa di pregiudizi classicistici, è passato inosservato, ma è una lapide che ha una forza poetica, una bellezza, no? Anche di armonia al suo interno, che è veramente eccezionale nel panorama delle epigrafi medievali. Ecco. Il focus è la fortuna, e il professore che rapporto ha con la fortuna? Penso, insomma, che come dicevano gli antichi, poi bisogna aiutarla la fortuna con l'industria, l'intelligenza, insomma, la previsione. La fortuna aiuta gli audaci e lei è stato molto audace, sì, con questo libro. Sì, penso proprio di sì.